Cicloturisti e cicloturisti, buon salve, benvenuti pure, ben ritrovati sul mio canale. Giuseppe Vica, H, Mister Tutto lo Stivale. Ne abbiamo già parlato con lui, l'abbiamo già conosciuto in un altro video. E chi non lo conosce, chi non lo conosce va a vederselo sui suoi social, che trovate qua sotto in descrizione. Allora, la particolarità del viaggio di Giuseppe è nuvolone. È lui, è sto nuvolone qua. Parlaci un po' di nuvolone, partiamo dalla parte esterna, che tra l'altro tu hai brandizzato con i tuoi loghi, i loghi dei brand che rappresenti. Vedo qua il patrocinio del comune di Trapani, perché ripetiamo, lui è partito da Trapani. Qua abbiamo anche la cartina, bellissima. Sono partito da Trapani e abbiamo pedalato tutto lo stivale, adesso siamo da queste parti, tra poco sbordiamo e poi concluderemo il tour qui. L'ho attamarrato, sono nel sud, no? Giusto. Qua sembra un mercatino, sì. Vedi? È un po' di atmosfera così ci vuole. Ci sta, dal colore. Però parlami un po' di questo nuvolone, se hai scelto, diciamo. Ma questa è la più bella di tutte, Questa non l'avevo ancora fatto vedere, guardate che spettacolo, raga. Cioè, tanta roba, ma dici un po' magari se c'è stata una scelta dietro questo nuvolone e poi facci vedere le parti salienti, ecco. C'è stata una scelta perché, sai, nel ciclismo si parla di ammiraglia, no? È quell'auto a supporto del ciclista. Questo è un po' un'ammiraglia che però è anche una casa più viaggiante, quindi ancora più comoda. E in questo periodo di difficoltà nel reperire posti dove soggiornare, è sembrata un'idea geniale per avere un supporto viaggiante e la famiglia al seguito. Esatto, perché ne abbiamo parlato già nello scorso video, nella scorsa chiacchierata insieme, del perché Giuseppe ha scelto di viaggiare in questo modo, che appunto, ripetiamo, non è tanto convenzionale, però ci sta, è interessante. E ok, mostraci qua l'apertura. Allora, solitamente in un camper, questo spazio qui che chiamano gavone è uno spazio che si parla roba, o sarebbe un letto a castello. Non c'è il mio fratellino e la bici dorme qui, al sicuro. Al sicuro, che è anche un'officina in qualche modo. Ci abbiamo anche le patate silane, giusto, patate silane. Bisogna notarle di fianco ai copertoni Vittoria, che è sponsor. Vittoria, le scarpe di papà, dei ricambi, la palestra per allenarsi, della roba. E ci metti delle patate silane, perché nel percorso non gastronomico c'è veramente di tutto. Abbiamo raccolto un po' di tutto. Il viaggio, e comunque, compriamo la roba in Calabria, la cuciniamo in Basilicata, la compriamo in Basilicata, la cuciniamo nel Lazio. Abbiamo fatto così. Invece le patate silane sono rimaste. Le patate silane erano 8 kg, non ce l'abbiamo. Mi sembra giusto farlo vedere, perché comunque c'è dell'organizzazione. Quindi sì, ci sono delle ruote, c'è lo stativo, ma in realtà c'ho dell'altra bar all'altra parte. Diciamo che. Ma c'è anche, sai, come le pizzerie? Vai. Apri qua, papà, mi passi sta cosa qui? No, sto male, qua c'è l'interno. No, il vano. E mamma, ho dimenticato. Pazzesco. Te lo faccio. E c'è mamma, nessuno. Mamma, signora, mi lavi, mi pulisci gli occhiali, ho dimenticato. E lei mi esiste. Che spettacolo. Perché ogni mattina c'è sta danza della partenza, ci mettiamo qui con lo stativo, con papà, abbiamo mille cose da sistemare al mattino. E mamma, papà, mi ha tanta roba, quindi questa era la prima parte di Nuvolone. Qui abbiamo ovviamente la parte laterale, qua c'è l'area della guida, quindi sì, normalissimo furgone. Di che marca è questo furgone? Non abbiamo neanche parlato. L'Alessandro è un Elnag e lui è un Ford. Ok, l'avete già acquistato usato, sì, quindi sì. Era già predisposto ovviamente così, con tutto. Abbiamo fatto solo pochissimi interventi, specialmente all'interno. Abbiamo solo diciamo messo al sicuro per un viaggio lungo, lontano da casa. Però andiamo a vederlo dentro, perché lì è la poi parte. Poi racconta anche qualcosina sugli elementi che ci sono, sì, in quel pannino. Beh, no, allora raccontami, dai. Insomma, questa comunque hai detto che è la parte clou. Eh certo, perché qui ci ho fatto un video apposta per rapparlo. Andatelo a seguire sul suo canale YouTube, tra l'altro, perché i video del suo viaggio sono interessanti, specialmente la tappa al freddo. Va un po' bippata, però vi rende l'idea di come si può cacciare fuori il diavolo che ci abbiamo. La cazzimma, diciamo. Mi sono fatto un culo quanto da casa per godermi questo. Sì! Vai! Così! Un miscanto, non frido! Un miscanto! Ma andiamo a vederlo all'interno. Allora, qua c'è la bici, ma lo vediamo nel prossimo video, perché è tutta settata in modo particolare. Vedete già Kicking Donkey. Allora, mi facci strada. Prego. Dopo di me, in questo caso, lo dico. Vengo, vai. Vengi. Comodi, vieni. Allora,
Intanto questa qui è la mia cameretta. Innanzitutto buongiorno. Buongiorno a mamma e papà Gaspare e Mariella. Loro hanno sopra noi sono gli ammiragli, diciamo, l'ammiragli sul nuvolone. Sì, i nuvoloni. Tutto lo staff, guida, cucina, supporto tecnico, morale, specialmente. Lavanderia, supporto medico. Di tutto, cioè. Igienico sanitario. Tutto. Direi che è un bel viaggiare, allora. Dovessi provarlo. Tra l'altro, ricorda che ti ho detto, papà, che c'ho una parmigiana di melanzane in frigo. Ma questo non so se può essere interessante. È interessante. È interessante. Allora, questa è la tua cameretta? Questa è la mia cameretta, nel senso che io mi stivo qui dentro. Bello lungo. È bello lungo, sai, più lungo di quanto sì, sembri. Tanta roba. Okay. Solitamente qui ci sarebbe un altro letto e invece c'è il vano tecnico. Ok, che è accessibile dall'altra parte che abbiamo sì, visto. Sì, solitamente è un camper che non ha bisogno di portare la bici dietro, altra roba, due persone potrebbero stare qui dentro. Ok, perfetto. Ha un bagno rispetto a dei camper, diciamo, un po' più piccoli. Bello grande, con la doccia proprio quasi come quella di casa, cioè c'è una doccia abbastanza ampia. Di solito invece i camper c'hanno... C'è una luce perché non si vede tanto. Sì, c'è una luce. La GoPro, ecco. Di solito i camper c'hanno... Caspita, beh, bello grande. Però... una doccetta grande. Beh, ragazzi, guardate, insomma, è spesso così... quant'è che sarà? 60-70 centimetri? Sì, quasi interessante. Vedo il cesso chimico, ovviamente da scaricare, lavandina. Beh, è molto ampio, molto capiente, molto comodo, devo dire. Ho scelto bene, papà. All'inizio dice no, ma va bene un 4-5 posti, adesso gli do ragione. E invece? Poi c'è anche all'interno. Nuvolone, brandizzato, specchio per aumentare, farlo sembrare più grande. Qualcuno mi ha detto, per questo è beccato il nuovo tempo, il suo maltempo. Hai un camper, si chiama nuvolone, cosa vuoi, il sole? Ci può anche stare. Vabbè, c'è una stufa, c'è un fornetto, considera che c'è un camper datato, ci sono i camper nuovi, sono superiori alle case dove viviamo. Però devo dire che ha tutto. Sì, qua abbiamo la parte cucina, tre fuochi, gas, tra l'altro, ok? Sì. Il forno, queste saranno anche microonde, giusto, immagino? No, questo non è il mio classico. Solo forno, qua abbiamo degli altri vani, c'è veramente un sacco di spazio, sto spaccando qualcosa, probabilmente. No, ma così per tutti, anche noi. Okay. Frigo, abbastanza grande. Sì, il frigo, è figo vedere tutte le... Mi è piaciuto scoprire la via in camper, le chiusure particolari. Ah, tipo stile navale. Perché è molto simile ai gavoni, ma anche la roba che compri per gli accessori. Quelli navali sono molto simili a quelli del camper. Anche alcuni termini sono molto similari. Ma questo è l'armadio classico con la stufa, però è quasi dedicato un po' tutto a me. I gadget, le cose per filmare, quindi questo è l'armadio, beh, bello capiente anche questo, sì, vedo. Sì, questo è l'armadio normalissimo, ci sono altri completini, altra roba all'interno. Tanta roba, beh, tanto spazio soprattutto. Tanta roba, i piumini, ricamato. Tutto lo stivale, tutto bello, molto tutto, bello. Anche qui c'è il pannino, e beh, spiegacela a sto punto, dai. Ma è una storia che non finisce mai, metto ancora curiosità, ma metto ancora hype su sto pannino. Ok. E poi sta scritto anche sui braccialettini ufficiali, vedi il pannino vicino? Ovunque. Ce l'hai messo anche te, ma non cosa sai? Sì. No, non ho ancora letto, ammetto. Addirittura due vani per l'integrazione. Ok, caduto qualcosa, vai. Due vani per l'integrazione perché uno non ci bastava. Giusto, Tornado, vedo che è tuo sponsor. Sì, Tornado ci mette. E io adesso ho messo in wide la GoPro. Però devo dire che, non so se renderà la ripresa, c'è molto spazio qua. No, ci sta in sei persone volendo molto comodi, sì, molto larghi. Prova un attimo, accomodati, vediamo come stai. Qui si sono pieghevoli, tra l'altro. Sì, ma quindi tu invece entrambe devi farti. Prima c'è, è sulla wishlist. È sulla non wishlist. Ancora, però... la diretta puoi combinarla come vuoi. Questo diventa... questo, ma anche questo può diventarlo. Sia quello lì che questo. E tre posti quasi. Sì, questi sì. Tutti e due. Oppure scegli in viaggio di lasciarlo sempre chiuso. Quindi questa zona qua con questi diventa un unico letto. Esattamente. Veramente hai molto grande. Hai un paio di setup diversi che puoi scegliere in base a come combini la cuscineria. Ah, molto interessante questa ogni parte qua. Ogni supporto sotto è un contenitore per mettere la roba. Tra l'altro, quindi c'è ulteriore spazio extra qua sotto. Non ho ancora fatto vedere lo stile della ciabatta. Che comunque non so della ciabatta. Bisogna... ovviamente anche la calzetta. La calzetta tutta brandizzata, tutte cose. Quindi, lì ci e sarà... E la camera da letto. anche questo... Per... è tutto... No, chiaro. No, non abbiamo...
contenitore. Non abbiamo dove mettere la roba perché abbiamo il gavone occupato dalla bici. Esatto. Certo. Oppure abbiamo tutti gli altri spazi occupati dalla, anche qui dalla tecnologia. Quindi... Sì, perché ovviamente c'è, Giuseppe sta documentando tutto, quindi c'è un sacco di spazio extra, oltre che per il cibo, anche per ovviamente tutta l'attrezzatura. Questo è di una famiglia normale, come lo utilizzerebbe la famiglia normale. Ok. Vi faccio una domanda. Prima di partire per questo viaggio, siete magari andati ad informarvi su come si organizza un camper o nuvolone stile ammiraglia, oppure avete un po' improvvisato voi? Abbiamo fatto delle escursioni, allenamenti di avvicinamento, quindi nei mesi prima della partenza, ogni weekend io uscivo per delle randonnée da 100, ho fatto alcune anche da 230 km per provare quanto potevo stare col culetto in sella, quanto potevo, certo, durare. Quindi io partivo al mattino e dicevo: poi guarda, papà, ci becchiamo a pranzo dalle nostre parti, no? Ci becchiamo a pranzo ad Alcamo, a cena a Mazara del Vallo e poi torniamo. Così devo provare un po' la strada, provare la navigazione. Abbiamo un'app specifica, possiamo spoilerarla. Beh, dillo. Si chiama Sigic. Sì. Sigic? Può essere interessante. A che cosa serve questa app? È un'app che usano principalmente o i grossi mezzi o i camper. Tu setti il tuo camper, le tonnellate, larghezza e altezza, e lui fa in modo di non farti passare per alcuni punti pericolosi. Beh, molto interessante questa cosa qua. Anche se papà spesso ci va. È successo che non funzionasse un po', però. Adesso, con l'esperienza che avete accumulato in 19 tappe, c'è qualcosa che cambiereste in tutto questo setup, tra virgolette, qualcosa di cui sentite la necessità, oppure è perfetto? Ma sicuramente, se aveste, diciamo, la bacchetta magica, con la bacchetta magica, un camper più piccolo e compatto, quelli moderni, sì, riescono a essere più performanti, con meno consumi e con più maneggevolezza. Questo è un po' troppo cicciotto abbombante, anche questo design dei primi anni 2000. Okay. Adesso i minimali un po' più squadrati e comunque funzionava con lo chassis. Cioè, quelli nuovi adesso hanno... questo è poggiato sopra le ruote, quindi è molto. Ok. Invece quelli nuovi riescono a... Un telaio gemellato. Quindi ci sarebbe ancora più spazio, ancora più spazio, in altezza. Prende meno vento, certo, consuma di meno. Quindi si può. È molto robusto. È un buon mezzo. Molto pesante, ingombrante, per cui insomma non hai agilità ovviamente, però. La cosa interessante che sto notando, però, diciamo, ok, va bene. Quanto l'avete pagato? Abbiamo usato ovviamente questo qua. Questo, diciamo, con le modifiche che abbiamo portato per il viaggio, è costato 15.000 euro. 15.000 euro, ok. Però, diciamo, hai anche qualcosa di più, secondo me. Rispetto a... Sì, per qualche aggiustamento mi spiegavate anche prima. Però devo dire che, ovviamente, io lo vedo da persona che ci è appena entrato, devo dire che è molto spazioso, quindi per starci in tre ci state anche abbastanza larghi, tra virgolette, no? Sì, noi diciamo, siamo stati in quattro. Siamo stati in quattro, perché ci vediamo. Ah, giusto? Che torna stasera, che sta qui alla sera. Ok. Ma anche per lavorare, io lavoro tranquillamente. Sì. Abbiamo fatto alcune modifiche, ci vedi le porte USB da questa parte in più. Ah, ok, sì, c'è un inverter piazzato, però quando c'è stata la corrente, chiaramente che, alla fine le necessità tue sono il fatto di avere sicuramente uno spazio dove lavorare, ma anche uno spazio abbastanza ampio, perché non so se l'avete visto, ma la stiva, tra virgolette, è... Si chiama gavone. Il gavone dove farci stare la bici è veramente molto grande, quindi... Dove sei, come si incastra? Dove faccio vedere? C'è ha creato un incastro apposta per la bici. E anche un incastro per le ruote di scorta, che c'è bella le ruote di scorta. Sì. E ci sta ancora, non solo, poi lo spazio occupato dalla gadgettistica che ti dicevo, non solo la porto appresso nella bici, ma la porto anche qui, ti ho tutti i ricambi, sti cappellini, sti bracciali, sti integrazione, così come tutti sti hard disk. Una famiglia normale che va in viaggio. Vedo, ok, sì, non ha, magari bisogna ancora di meno spazio, diciamo così. Meno spazio, quindi dell'altra roba, mio fratello c'ha un altro PC che torna stasera. Però dai, man mano che vai lavorando ti organizzi e capisci bene cosa fare, cosa settare. Va bene, però direi che è molto interessante, soprattutto il fatto, ripeto ancora una volta, dello spazio. Secondo me tu ci stai pensando, eh? Un po' ci sto pensando, si vede? Sì, sì. ce l'ho come sogno del cassetto, perché... Sì, ma la pampera, vero? Devi stare la pampera. Ok, adesso sono perfetto. Devi stare attento a questi dettagli.
Va bene, allora ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia interessato, magari anzi se avete qualche domanda in più fatele direttamente a Giuseppe e alla sua famiglia che stanno finendo il viaggio, 19esima tappa, ci siamo quasi, non so quando uscirà questo video, però siamo lì, insomma, quindi andate a seguirli perché sicuramente poi Giuseppe ha già capito che non ha finito uguale le sue avventure, tutto lo stivale è stato un po' all'inizio, quindi a questo punto ragazzi un saluto. Ancora una volta i social di Giuseppe, di tutto lo stivale, tutto il racconto dell'avventura li trovate in descrizione. Io spero che il video vi sia piaciuto, come al solito lasciate un like, attiviamo anche la campanella perché non l'ha attivata, iscrivetevi al canale di Pietro, bravo, e a sto punto auguro a tutti buone pedalate e dai un bel tap sulla telecamera.